Se vi mostrassi questa clip, quindi con della cobblestone ci facciamo la spada di diamante. Presa. Beh, molto probabilmente mi accusereste di stregoneria, ma... scusate. Molto probabilmente fareste anche bene, ma per capire al meglio di cosa sto parlando, beh, guardate il video fino alla fine, c'è da divertirsi. E sì, ho chiamato il mondo disagio.exe, capirete il perché. Amici, benvenuti in quello che inizialmente, e fidatevi, solo inizialmente, vi sembrerà un mondo normale di Minecraft. E voi dite, ma tutto sto preambolo per un casinissimo, un banalissimo mondo di Minecraft? No, perché se... con quale no, incredibile. Perché se voi provate, non lo so, a fare la classica crafting table, vi darà dei jungle sign. I jungle sign, ma che cazzo, vabbè. Scramble recipes, un classico. Niente, usiamo il nostro legno per fare i jungle sign. E salve. Allora, dato che sono tutte le ricette casuali, io vi direi provo a battere l'Ender Dragon. Ma diciamo che questo è un video di prova, perché voglio farlo in un'altra occasione. Anyway, con il coso Porkchop ci ha sbloccato i lapislazzuli, come avete visto sulla destra. Magari sono abbastanza sicuro che con tipo, non lo so, magari un fiore si possa craftare una spada di diamante. Vediamo cosa ci dà qui. Niente. Quei semini, niente. Vediamo il fiore. Oh, raga, io me la fillo. Il fiore, secondo me, ci dà un botto di roba, Io lo dico, il fiore mi è sempre piaciuto, tanta roba. Comunque, stavo pensando che, tipo, devo prendere anche la nostra cara e vecchia terra. Terra, cosa ci dai? Cosa ci aiuti a craftare? Però sapete cosa? Mi serve la crafting table. Aia. Oh, fiore giallo sticchettini, mayday. Ok, che cool. Quindi abbiamo capito che col fiore giallo si fanno gli sticchettini. E con la sabbia, ti prego, spada di diamante. Non proprio la spada di diamante, ma qualcosina di interessante. Madonna, raga, io mi voglio prendere tutti i blocchi esistenti. Tutti i blocchi esistenti, perché so che in qualche modo si può craftare lo zucchero, giustamente. E la terra, ma che cacchio. Vabbè, mi puzzi di crafting table, amico Fritz. Dai, viene. Acqua. E ci ha sbloccato Rob, va bene. Dai, per forza. No, non proprio la crafting. Il fuoco blu, ok. Va bene. Ci ho trovato. Madò, quanta roba. C'è anche il ferro. Ucciderei volentieri un pesce. Animalisti, mi dissocio. Il kelp. Allora, provo col kelp. Vediamo, dai, daccelo qualcosa. Ah, kelp, le robe in quarzo, va bene. Ok, guarda che ti picchio con un fiore giallo, una futura spada di diamante. Cosa credi? Cosa credi, pesciolino, che tu mi possa scappare? Stupido. No, ok, sto affogando. Muori, pesciolino, prima che io affogo. Ok, ci ha dato. Dai, le scalettine, quella roba lì e quell'altra roba lì. Male. No, coi funghi si fa il ferro. Perfetto. Raga, allora, due cose novità. Uno, coi funghi si fa il ferro. Due, mi sono givvato sia la crafting che la fornace, perché ho scoperto, andando, ci ho messo 3 ore, per poi passare un secondo, andando a leggere sull'internet, che per fare la fornace è una menata. Quindi ci metterei una fornace e una crafting table. Quindi ci metterei 7 giorni solo per fare una crafting table. Perciò imbrogliamo, me la ghibbiamo. Però tranquilli che la challenge di sconfiggere l'Ender Dragon la voglio fare in un prossimo video. Anyway, mettiamo giù la suddetta fornace infattibile da fare. E guardate quanta roba. Ok, una lid con co... Va bene. Allora, io mi farei gli sticchettini con dei fiori. Lasciamo perdere. Mettendo giù la fornace, se ci metto dentro, sì, ora vedrete, mettere dentro una fornace questi e cuocerli. No, perché non mi dai il ferro? Gioco, vogliamo il ferro. C'è un altro fungo. Dai, quello ci fa il ferro, questo è il diamante, per forza. Nope. Bisogna scoprire come fare un piccone, perché a mani nude che mi sta insanguinando le nocche, quindi anche no. Però, colpo di scema, così a caso. Il letto. Il letto, bene. Ok, quindi con della schifosa graveler, a caso, si crafta un bellissimo letto grigio. Va bene. Va bene. Sì, ma fidatevi, il segreto è: capisci come fare il piccone? E poi è fatta, più o meno. Circa. Cosa vedono i miei occhi da miope? Ho visto un... sì, una volpina. La volpina. Io non vorrei ucciderti, Allora, devo ammettere, pensavo fosse più facile. Lo ammetto, pensavo fosse più facile. Ho detto, vabbè, ci sono le ricette a caso. Quella volpina la vorrei prendere malamente, ma vabbè. E quindi, niente, ho dovuto prendere il piccone per la scienza, per vedere cosa va a succedere
Ok, quindi la cobblestone ci fa fare la spada di diamante, signori, l'abbiamo vista tutta quella spada matta di diamante. E nel futuro ci andiamo a migliorare le cose per prendere, appunto, per battere più che altro l'Ender Dragon. Non ce la faremo mai? Lo so, ma tranquilli. Questo cosa ci dà? Tappetino rosa, che carino. Anche il ferro. Perfetto. Quindi con della cobblestone ci facciamo la spada di diamante. Presa. Sticchettini. Ah, gli sticchettini sia con la cobblestone che con la cosa? Ok. Cioè io ne uso due, me ne da quattro. Red mushroom e brown mushroom. Come la faccio la ciotola? No, come la faccio la ciotola? Il letto con la graveler e la dirt. Ok. Sapete cosa? È arrivata la notte. E magari i drop dei mob. Intanto dammi altri di questi che mi fai fare le robe incredibili. Dicevo, magari i droppi dei mobbi possono darci cose buone. Quindi buono. Ho trovato il mob meno aspettato di sempre. C'è pure un ragno. Allora, io ho una spada di diamante fatta con dello ski. Ok, spada di ferro. Te cosa mi dai? Dammi tipo la rotten flash, vediamo cosa mi fa craftare. Non mi hai dato niente. Sei un fallito. Fatelo dire, sei un fallito. Però, cosa vedo? Cosa vedo? Un delfino. Non vorrei farlo, però devo. Per la scienza, raga, per la scienza. Allora, con la roba non ci possiamo fare niente per ora. E invece con quello di ragno ci potevamo fare il coso. Bene, 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 interessante, raga. Guarda, è la svolta, eh. Zombie e creeper? Bene. Muori un attimo, va. No, non esplode. Non esplode. No. Sono pure caduto. Guardalo qui nascosto. Stai buono che mi serve la powder. Stai buono che voglio vedere cosa mi fa craftare. Assolutamente niente. Ok. Te mi puzzi di drop. Di drop importante. La freccia d'oro. Ok. La zombie. Dai, sei ridicolo. Sei ri ecco, ecco. Sei ridicolo. Vai in acqua. Perfetto. Direi di. Sì, sto spaccando una crafting table con un letto. Direi di dare un'ultima esploratina a qualcosa. Se troviamo qualcosa. Guarda, che siamo spawnati in un bioma un po'. Gne. Magari. Sai cosa? Non abbiamo. Tipo le mucche, i polli. Non sono spawnati. Perciò magari loro potevano farci fare il piccone. Non lo sapremo mai. Lo scopriremo solo vivendo. Oppure. Grazie a internet. Allora, piccolo aggiornamento. Per voi è sempre passato un secondo. Per me è le solite 27 ore. Non avevo trovato niente. Perciò ti prego, Zucca. Dai, Zucca. Ma dacci qualcosa di bello. Il flint. Oh, questo è importante per fare un ipotetico portale dell'End che ci metteremo una vita. Ho trovato sto coso, sto schifo. E spero di trovarci pure del ferro. E sì, ho upgradato il piccone. Del ferro, yes, boom, shakalaka. Allora, scendiamo, ci facciamo male? No, poi ci facciamo male, davvero. Scendiamo così, tanto non c'è fretta, più o meno. E dateci assolutamente del ferro. Cosa ci fa craftare sto ferro? Il nulla. No, non avete. No, ora vi faccio vedere. Siete pronti? Siete carichi? La diorite e. Vabbè, un pezzo di cobblestone ci fa fare la chest plate. Presa, ok, dammi altra diorite, ti prego, fai che ce ne sia un'infinità. Madò, H, questo è fondamentale. Fatemi mettere la crafting. Bene, molto bene, aggiungerei. Raga, la diorite è fortissima. La diorite è passata da sono un fallimento totale nel gioco vero a sono la più forte del gioco. Ok, mi ricorderò di te, diorite. Nel dubbio, ci facciamo un'altra spada di diamante perché non fa mai schifo. Salve ed esco, ma il mondo me lo tengo, non fa mai male. Spero che questo video un po' particolare e strano vi sia piaciuto. Vi ringrazio ovviamente per la visione. Se siete nuovi, boys, iscrivetevi. E ci vediamo domani al solito ora, ovvero alle 7, con un nuovo video. Ciao! La spada di diamante con la cobblestone. Puh.